Ciao per Comics, sapete bene come mi occupi prevalentemente di fumetto americano, che è quello che conosco meglio, è quello che sostanzialmente mi piace di più, è quello con cui sono cresciuto, ma cerco sempre di buttare sporadicamente un occhio alla scena italiana, specie quella degli autori un po' più giovani, classe 90 o così via, perché credo che in Italia ci sia un grande fermento, ci sia una nuova generazione che sta arrivando, slash è arrivata, che piano piano prenderà sempre più il controllo della scena autoriale italiana per ciò che concerne l'ambiente fumettistico, sperando che glielo lasciano fare, perché c'è anche un discorso da fare in questo senso, ma non è qui l'ambiente giusto per parlarne, che ha idee molto interessanti, idee frizzanti, specie perché anche loro sono cresciuti, come del resto l'ho fatto io, con dei fumetti, secondo me, seminali, fumetti unici, in particolare tutto ciò che concerne la linea della Vertigo degli anni 90, con autori interessanti come Garth Ennis, col suo stile iconoclasta e sprezzante di tutto e tutti, col taglio visionario e umoristico, anche se è uno humor molto particolare, di Grant Morrison. Con quello sguardo sull'America dimenticata, su queste location piuttosto sui generis e personaggi brutti, marci, crudi, come un Jason Aaron e così via. Tutte queste idee, tutte queste storie hanno seminato nella mente di coloro che sarebbero diventati, che erano lettori e che sarebbero diventati autori, qualcosa di importante. E in alcuni di questi, questo seme ha germogliato e ha dato vita a storie che sono ancora acerbe sotto certi aspetti, perché parliamo appunto di autori degli anni 90, ma che contengono insite in loro tutti gli elementi importanti che porteranno questi autori a dire molto e a creare storie davvero importanti, nonché non sia importante il primo volume di Chiodo Torto, L'uomo storto. Guardate, fa pure rima, sembra quasi un jingle, firmato da Dario Sicchio ai testi, Lorenzo Magalotti ai disegni e Francesco Segala ai colori. Spero si pronunci Segala, perché conosco Francesco, non gli ho mai chiesto come si pronuncia il suo cognome. Mi hanno invitato a leggere la loro ultima storia, hanno firmato recentemente, sempre per la Magic Press, Walter Dice, una storia davvero cattiva, cazzuta, che non mi è assolutamente dispiaciuta, e quindi con grande interesse ho detto lo leggerò e ne parlerò con la massima onestà possibile, anche perché, anche se siete miei amici, io sarò sempre molto netto nei miei giudizi. Di cosa parla questa storia? Il primo volume di due, in sostanza, quindi la storia si concluderà col secondo volume, e questo è un po' un limite di questa storia, ma ci arriviamo. Parla di Anthony Scalia, un criminale da quattro soldi che finisce in carcere, viene poi liberato, però si trova nella situazione in cui passa dalla proverbiale padella all'altrettanto proverbiale brace, perché suo malgrado deve soldi a gente brutta, più brutta di lui. Si chiama Chiodo Torto, non ve l'ho detto perché è un po' storpio, e ha vissuto un'infanzia traumatica, c'è tutto quella ricetta perfetta perché ne venga fuori un personaggio sgangherato, combina guai, che però paradossalmente può diventare in qualche modo anche l'eroe della storia, o se non della storia, di se stesso. Dicevo, si trova coinvolto in una vicenda che coinvolge a sua volta i boss, questi tre boss di questa fantomatica città. Che bello non ambientare la storia in una location predefinita, avere la libertà di costruire il mondo come si vuole. Si svolge in una città che ricorda molto certi sobborghi, cioè una certa suburbia americana, ma che non è America, è la città. Si trova immischiato in una vicenda più grande di lui, in cui è quasi sicuro che non ce la farà, che finirà per soccombere, del resto è da solo. Ha qualche amico, ma che sta più fregato, detta la barese, di lui, è sicuro che muoia, combinerà guai, non ce la farà, finirà ucciso. Ma se così non fosse, in tutto questo veniamo catapultati in un contesto narrativo assolutamente bizzarro, distopico, puro appunto, in una location puramente alla Aaron. Abbiamo dei personaggi
puramente ennissiani. Se avete letto il Punisher di Ennis, sapete di cosa parlo. Personaggi davvero fuori dagli schemi, davvero caratterizzati in maniera originale. Sono sostanzialmente delle maschere, non sono personaggi realistici, non lo vogliono essere, vogliono essere delle estremizzazioni di aspetti degli uomini, dei criminali della cronaca del mondo reale, e ciò crea un effetto veramente distopico nella lettura. Se poi a tutto questo aggiungiamo alcuni elementi assolutamente visionari, frutto di un viaggio, di un trip che spero gli autori non si siano fatti per scrivere questa storia, anche se non posso saperlo, abbiamo anche quell'elemento da Morrison che vi dicevo, perché il protagonista avrà delle visioni, vedrà delle cose che teoricamente non dovrebbero esistere, e non sarà il solo. Oltre al fatto che questa storia ha molti rimandi anche ad easter eggs a Walter Vigie, chi ha letto prima Walter Vigie ritroverà delle sorpresine nel prosieguo della narrazione. Dicevo, è una storia cattiva, anche una storia adulta, crime, che nonostante strappi qualche risate ci porta a immergerci sostanzialmente nella merda. È una storia per adulti, una storia che appunto richiama moltissimo quel tipo di narrazione che in Italia è poco presente, fateci caso. Sta venendo fuori adesso, ne parlavo con Marco Bucci e Jacopo Camani, autori di Nome Nomen, opera della quale parleremo. C'è molto mercato, c'è molta fame per queste storie. È scritta bene, i personaggi sono a tutto tondo, sono ben sviluppati, disegnata altrettanto elegantemente da Magalotti, che ha una sintesi veramente che mi piace molto, incontra moltissimo il mio gusto estetico. È molto americano, però allo stesso tempo non è a volte distratto come gli americani sanno essere, ma sa dare inscatolare nella scena i giusti dettagli che rendono essenziali, che rendono il contesto narrativo assolutamente riconoscibile. E un fumettista deve saperlo sempre fare, senza riempire troppo la scena e soffocare così la narrazione. Narrazione che è fluida, è bella, scorrevole, è molto cinematografica, c'è una precisa regia nelle scelte di campo e delle inquadrature. Nulla è lasciato al caso, anzi mi piace moltissimo quando c'è in un certo senso la camera fissa e l'azione si svolge a camera fissa con i movimenti dei personaggi da una vignetta all'altra, molto molto cinematografica, molto molto riuscita, molto molto all'americana anche questa, il fumetto americano più moderno. I colori di Segala sono adattissimi a questo tipo di storia, perché riescono a incanalare, alternando toni caldi e toni freddi, il mood della storia. Ci sono dei landscape, ci sono dei tramonti in scene appunto crepuscolari, le scene in notturna sono molto fredde, ci fanno sentire la solitudine del personaggio, che è un povero a lui in tutti i sensi, e quindi benissimo, benissimo sotto questo senso. Quali sono i limiti? Non mi è piaciuto il fatto che si interrompa la storia, perché avrei voluto, non vedo l'ora a questo punto che esca il secondo, perché mi ha lasciato un po' un senso di sospensione che in una storia unica avrei evitato, anche se se la giocano bene con la suddivisione in capitoli della storia di autori, anche con un prologo, un epilogo, però avrei voluto una chiusura migliore, invece qui mi sento proprio spaccato. E poi ci sono due o tre passaggini, specie nel momento in cui entrano in scena i villain della storia, che sono meno approfonditi, meno completi da un punto di vista narrativo rispetto a quando il protagonista è in scena. I villain diventano un po' delle macchiette sotto certi aspetti, un po', rispetto al personaggio che invece sento proprio essere il protagonista, che sento essere un personaggio completo a tutto tondo. Però, ripeto, per autori degli anni 90 così giovani, che mi sanno fare questa storia con tutti i limiti, che è una storia davvero cazzuta e che mi è piaciuta, che mi sono letto tutto in un fiato, che ha catturato la mia attenzione di lettore anche stanco sotto certi aspetti nel ritrovarsi sempre le stesse cose, complimenti, complimenti sinceri. Non vedo l'ora che arrivi il secondo volume, mi aspetto una crescita, mi aspetto che i villain siano in scena in maniera più imponente, che mi dicano di più, che mi facciano capire chi sono, perché fanno quello che fanno e cosa vogliono. E voglio essere sorpreso da una storia il cui finale mi aspetto essere esplosivo, così come quello di Breaking Bad, almeno. Ciao Bad Comics!